Salve a tutti, sono Fabio Cipro, candidato con la lista numero 1, impegno comune, con candidata a sindaco la dottoressa commercialista Antonietta Arca. Impossibile pensare che nel 2020 ci sono ancora problemi relativi all'utilizzo dell'acqua. Non è possibile immaginare persone che hanno problemi a farsi la doccia o addirittura a utilizzare il rubinetto per le faccende di casa. In 5 anni il nulla. Per quanto riguarda una questione veramente importante, fondamentale. La meritocrazia superata e non perpetrata danneggia lo sviluppo. La bolletta non pagata, l'abuso che danneggia il vicino o il semplice favore penalizza i meritevoli. E questa la vera sconfitta della politica. Il bene comune è tutt'altro. Il favoritismo, il clientelismo, favorisce il singolo, ma danneggia la collettività. La politica deve indicare una strada e dare delle risposte, non fare promesse. La situazione è critica. Quindi bisogna intervenire. Per risolvere le sorti del paese in cui viviamo è necessaria una programmazione futura. Abbiamo bisogno di opportunità, di speranze. Questo lo si può fare solo ed esclusivamente progettando. Fino a questo punto è mancato soprattutto la volontà di predisporre un progetto. Idee concrete, cose semplici, che puntano a rendere vivibile il paese in cui viviamo. Questo lo si può fare coinvolgendo l'associazionismo, i persone comuni, consapevoli però della importanza di uno sforzo collettivo. La sostenibilità, la formazione, lo sviluppo sono i punti cardini da cui partire. Per questo dobbiamo spingere il tasto play, simbolo del logo scelto. Perché abbiamo bisogno di una partenza. Partenza perché siamo rimasti indietro rispetto ai paesi limitrofi. E bisognerà correre, proprio come fanno i bambini indicati nell'immagine. Correre verso un futuro migliore, verso una speranza futura. Ci vuole, a mio parere, un poco di coraggio. Ammettere che qualcosa effettivamente non va. E cogliere l'opportunità rappresentata da questo nuovo gruppo. La mente può fare la differenza, effettuare una scelta senza costrizioni, con un semplice ragionamento.